Ciao a tutti! Siamo al sesto anno dell'Istituto Friuli e oggi veniamo a presentarvi il nostro progetto. Benvenuti nel nostro museo virtuale. La Nascita di Venere è senza dubbio una delle opere d'arte più famose ed amate del mondo. Dipinta da Sandro Botticelli tra il 1482 e il 1485. È diventata un simbolo della pittura del 400 italiano, così densa di significati allegorici e richiami alla antichità. Opera di sepoltura sacra del pittore Caravaggio. È una tela di legno dipinta da 1602 a 1604. Della Primavera è una delle opere più belle dell'artista fiorentino Sandro Botticelli e del Rinascimento italiano. Pieno di simboli, mitologia, armonia e personalità. La sua data era nel 1480 a Firenze in Italia. La creazione di Adamo è un affresco nella volta della Cappella Sistina, dipinto da Michelangelo intorno all'anno 1511. La Gioconda è stata creata da Leonardo da Vinci nel XI secolo. Il figliol prodigo. Si tratta di dipinto dell'artista italiano di origine greca, Giorgio de Chirico. È dipinto a tempera ed è stato completato nel 1922. Questi sono alcuni degli artisti che hanno cantato negli anni 50. Sono splendido perché ogni secondo bacio te. Che brillano, ma vedo mille, mille, mille lucciole venirmi contro insieme, insieme. Tempo e dei giorni che passano qui. C'è qualcuno che soffrire. Cui aveva sottratto l'osso, ma le comari d'un paesino non brillano. Cosa farò? Velo e blu, la pioggia. Riccardo Fogli, nato il 21 ottobre 1947, e Pontedera in Toscana. Ha debuttato nel mondo della musica come bassista e leader degli Slender. Nel 1973 Riccardo prese la decisione di intraprendere la carriera da solista. Alberto Tosi è stato un cantante degli anni 70 e 80, nato il 4 marzo 1952. E di nazionalità italiana. Umberto Fin da giovanissimo. Stato attratto dalla musica soprattutto per il gruppo dei Beatles, che lo ha portato a formare una propria band all'età di 16 anni. Poi Umberto Tosi, dopo aver pubblicato l'album Strada Bianca con il gruppo Il Data, ha raccolto il suo primo successo locale come compositore in Italia, grazie al brano A Body A Soul. Andrea Bocelli, Laiatico, Pisa, italiana, 22 settembre 1958, è un cantante, musicista, scrittore e produttore musicale italiano. Ha registrato 10 opere complete: Andrade Senior, Carmen, Cavalleria Rusticana, Il Trovatore, eccetera.